Hey guys, bentornati in questa nuova parte della Nuzlocke Challenge a Pokémon Rosso Fuoco. Ok, è arrivato il momento di affrontare l'ultimo ostacolo, nonché il più grande ostacolo di questa Nuzlocke Challenge, ovvero la Lega Pokémon della regione di Kanto. E vi ricordo che in ogni caso questa Nuzlocke si conclude alla Lega, con una vittoria o una sconfitta, dato che l'obiettivo della Nuzlocke è battere il campione. Ok, detto questo, ho fatto un po' di cose a telecamere spente, che ora vi mostrerò a partire dallo zaino. Dunque, ho venduto praticamente tutti gli strumenti tranne quelli che non si possono vendere, come la Master Ball, che ho buttato allegramente, e ho distribuito ai miei Pokémon strumenti come zinco, proteina, calcio, ferro, insomma quelli che incrementano le statistiche, e ho utilizzato anche strumenti come PP Su e PP Max per aumentare i PP di alcune mosse. Inoltre ho allenato i miei Pokémon utilizzando esclusivamente 10 delle 12 caramelle rare che avevo nello zaino, le altre due le ho vendute. Quindi attualmente all'interno dello zaino è presente solo l'equipaggiamento che mi accompagnerà in questa sfida alla Lega, che consiste in 10 ricariche totali, un etere, 2 bacca prugna e 2 bacca cedro. Fine. Questi sono gli strumenti che avrò a disposizione, ho cercato di limitarli al massimo per mantenere un certo livello di sfida. E a proposito di sfida, da questa parte fino alla fine della Nuzlocke Challenge entra in vigore una nuova regola, ovvero non mi è concesso utilizzare strumenti all'interno di una lotta. Questo significa che i miei Pokémon possono comunque sfruttare l'effetto degli strumenti tenuti all'interno di una battaglia, però io non posso curarli, ad esempio con una ricarica totale, durante la lotta, ma devo farlo o prima o dopo. Questo complica ulteriormente le cose, ma quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, quindi io sono convinto che il mio team è composto da duri, e allora andiamo a vedere questo team, che come ho detto prima ho allenato utilizzando solo 10 caramelle rare, quindi sono tutti a livello 49. E alcuni di voi potrebbero pensare: Johnny, sei pazzo, ti distruggeranno in modo devastante. Sì, sono consapevole del fatto che probabilmente qualcuno morirà, ma in ogni caso farò del mio meglio per cercare di proteggere tutti fino alla fine. Ok, iniziamo dal capitano della nostra ciurma, l'incandescente Joel, con Carbonella, che potenzia le mosse di tipo fuoco e che ho ottenuto in cambio di 1000 gettoni al casino di Azzurropoli. E lui conosce le mosse Dragartigli, Volo, Lanciafiamme e Incendio. Poi abbiamo colui che possiamo considerare il vice capitano di questa ciurma, ovvero il rabbioso Jackie, con Terremoto, Gran Fisico, Incrocolpo e Breccia, e lo strumento Cintura Nera per potenziare le sue mosse di tipo lotta. Poi abbiamo la prima delle nostre due piratesse, Kim, con Bacca Prugna e le mosse Sdoppiatore, Danza di Piume, Volo e Attacco Rapido. Poi abbiamo la nostra cantante Katie, anzi ex cantante, dato che Canto non c'è più. Al posto di Canto c'è Schermoluce insieme ad Idropulsar, Riflesso e Forza. E lo strumento Avanzi. Ora abbiamo il nostro dio dei mari Neptune con Avanzi e le mosse Surf, Gelo Raggio, Protezione e Tossina. E per finire abbiamo il nostro robotico distruttore Rab con Onda Shock, Tripletta, Tuono e Fulmine, che tiene lo strumento Rapid Artigli. Ok, direi che siamo pronti e allora iniziamo. Salve. Ehi, aspirante campione, alla Lega Pokémon dovrai affrontare uno dopo l'altro i Super 4. Se perdi dovrai iniziare da capo, fai attenzione. Ti sbagli, man, questa è una Nuzlocke Challenge, quindi se perdo è la fine. Qui ha inizio la sfida contro i Super 4, uno dopo l'altro. Se vinci si aprirà una porta per l'allenatore successivo. Buona fortuna. Grazie mille, ne avrò molto bisogno. Ok, entriamo. Ed ecco la prima Super 4. Lei è Lorelei e utilizza Pokémon di tipo ghiaccio. Quindi in questa sfida ho bisogno assolutamente di Joel, Jackie e Rob, dato che la maggior parte dei Pokémon di tipo ghiaccio di questa generazione, della prima generazione, è anche di tipo acqua, quindi Rob sarà fondamentale. Direi di iniziare con Jackie, sperando che il suo Incrocolpo non fallisca. Ok, salve. Ti do il benvenuto alla Lega Pokémon. Sono Lorelei dei Super 4. Nessuno conosce i Pokémon di tipo ghiaccio come me. Il congelamento è potentissimo. Trasformerò i tuoi Pokémon in innocui ghiaccioli. Wow, qualcosa del tipo: prova anche tu il nuovo ghiacciolo al gusto Joel nelle migliori gelaterie della tua città. Cominciamo?
Ok. E contro Lorelei ha inizio la nostra sfida alla Lega Pokémon della regione di Kanto. Parte la sfida di Lorelei Super 4 che manda in campo Dewgong. E questo è il suo primo Pokémon a livello 52. Ok. Dunque, Jackie è indubbiamente più veloce di Dewgong e un incrocolpo penso basti per mandarla al tappeto. Ma in ogni caso Jackie dovrebbe anche incassare bene almeno un geloraggio di quel Dewgong, quindi avanti Jackie, non fallire. Ok, bravissimo Jackie. Fuori uno. Yeah, perfetto, goodbye Dewgong. Ok, ora è il turno di Slowbro. Dunque, contro Slowbro posso mandare solo Rob praticamente. Solo che non sono sicuro del fatto che un fulmine sia abbastanza per mandarlo al tappeto. Mandarla al tappeto, sono tutte femmine sui Pokémon. Tuono di sicuro riesce a batterlo, però... batterla. Però non saprei, perché Tuono non ha la stessa precisione di fulmine. Quindi sarebbe un po' un rischio. Non so se Rob riesce a sopportare... Sì, dovrebbe sopportare un surf di Slowbro. Ok, Rob, please, non fallire. Vediamo se la fortuna è dalla mia parte in questa Nuzlocke Challenge. Oh yeah! Fulminato alla grande Slowbro, dovrebbe bastare. Avanti. Perfetto, fuori due. Fino adesso non siamo stati colpiti neanche una volta. Ottimo, direi. Ora tocca a Cloyster. Ok, Cloyster ha un'altissima difesa, ma ha anche una difesa speciale imbarazzante, quindi... penso basti addirittura onda shock, ma per andare sul sicuro facciamo fulmine. Grandine, ok, questa potrebbe essere fastidiosa. Perfetto, direi proprio che Cloyster ci saluta. E goodbye anche a te. Ok, mancano due Pokémon a Lorelei, i suoi due Pokémon più forti, immagino. Il primo è Lapras. Potrei mandare Jackie e cercare di abbatterla con un incrocolpo, ma non so se è abbastanza. Io tengo Rub, però non vorrei rischiare di fallire un tuono, quindi provo con fulmine, sperando che l'ovvio surf di Lapras non abbatta il nostro caro Rub. Vai! Stordi raggio! Ok, questa è una mossa cattiva. Rub, concentrati, please. Rob, per favore colpisci. Yeah, bravissimo Rob, l'eroe della parte. Ok, dovrebbe fare almeno metà vita, se non più di metà vita. Perfetto. Anche paralizzata. Oh mio Dio, che fortuna sto avendo. Anche paralizzata. Ottimo, non posso chiedere di meglio, continua a grandinare, ok? Giustamente Rob è colpito dalla grandine. E Lapras ha una bacca cedro a quanto pare. Ok. Fulmine. Non colpirti da solo, please. Beh, prima o poi la fortuna doveva finire. Ma Lapras non può attaccare. E ho fatto anche rima. E continua a grandinare. Perfetto, rime come se non ci fosse un domani. Fulmine. Rob non è più confuso, Rob usa fulmine. Goodbye Lapras. E ora rimane un solo Pokémon a Lorelei. Il suo Pokémon più odioso, me lo ricordo, che è un Jinx. Una Jinx che utilizza mosse come Attrazione e Demon Bacio. Quindi devo cercare di abbatterla in un colpo assolutamente. E ho il Pokémon giusto con la mossa giusta per farlo. E il suo nome è Joel. Ok. Ecco Jinx. Jinx è un Pokémon parecchio veloce, però Joel è più veloce, quindi non dovrei avere problemi, vero? Joel è colpito dalla grandine. Vai con incendio, non fallire. Yeah, blam! Brucia! E abbiamo battuto Lorelei, la prima Super 4 della Lega Pokémon di Kanto. Hai avuto la meglio su Lorelei Super 4? Questo non era previsto! E allora ti consiglio di cambiare oroscopo. Sei più forte di quanto pensassi, vai avanti. Questo era solo un assaggio della potenza della Lega Pokémon. Wow, ok. Direi che ce la siamo cavata alla grande. Siamo stati colpiti pochissime volte.
Anzi, praticamente mai. Siamo stati colpiti solo dalla grandine. Dunque, direi di utilizzare una ricarica totale su Rub. Devo stare attento a come utilizzo le ricariche totali perché ce l'ho contate. Ok. Affronteremo il prossimo Super 4 nella prossima parte. E sì, queste ultime parti saranno più corte del solito, però sono anche le parti più delicate della Nuzlocke Challenge, e più delicate e più impegnative, quindi richiedono una certa dose di concentrazione. E allora preferisco fare un Super 4 a parte, sperando di arrivare dal campione. Un saluto da Johnny Nicor e statemi bene. Ciao! Ha 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 ha